Giogiò Nisciun Tscorda è il nome dato al raduno in ricordo di Giovan Battista Cutolo a un anno esatto dalla sua uccisione. Insieme alla madre Daniela Di Maggio c'erano circa 200 persone sul luogo dove è stato ucciso il giovane, tra i quali il parlamentare Francesco Emilio Borrelli e tanti amici. Era veramente bravo, veramente un ragazzo talentuoso ed è un peccato perché fosse stato ancora vivo avrebbe fatto veramente, ma veramente vi garantisco, tantissime belle cose, quindi è un peccato non averlo più qua insieme a noi. Abbiamo preso un file dal PC di Giovanni perché si stava dedicando alla rielaborazione di un pezzo di Sibelius, non ancora terminato, però l'abbiamo eseguito fin dove è arrivato lui, ecco, in realtà. Un pezzo che lui amava molto perché frequentava la comunità della Nuova Orchestra Scarlatti, un pezzo che ha imparato lì sul posto, un pezzo orchestrale rielaborato per corni. Questo è il nostro omaggio che abbiamo fatto noi della classe di Giovanni. Un anno fa il musicista 24enne perse la vita per mano di un killer di soli 17 anni che, armato di pistola, lo centrò 3 volte. Era il 31 agosto del 2023. Un anno dopo i familiari, a partire dai genitori Daniela Di Maggio e Franco Cutolo, compagni, conoscenti, istituzioni ma anche semplici cittadini, si sono ritrovati per ripetere che Giogiò è presente con la sua bellezza e che grazie a lui abbiamo potuto registrare dei cambiamenti sul fronte della lotta alla violenza. Noi non ne possiamo più in questa città di criminali, di violenti. Io ho coniato un neologismo: noi siamo i napoletani, quelli rappresentati da Giogiò. Loro, i criminali, quelli che hanno ucciso Giogiò, i violenti, si chiamano zombie letani, sono degli zombie, escono dalle loro tombe soltanto per seminare paura e terrore nella nostra città. Basta, e lo dico soprattutto, io chiedo alle istituzioni, a un certo intellettualismo garantista ideologico, basta proteggere questi individui. Nel corso di quest'anno Daniela Di Maggio ha girato scuole, auditorium, sedi di associazioni e trasmissioni televisive fino a raccontare il suo dolore e la sua speranza al Festival di Sanremo per scuotere le coscienze, e qualcosa si è mosso.